Ora occupiamoci di amministrativa perché a Molfetta si va completando il quadro dei candidati sindaco in vista delle prossime amministrative appunto del 12 giugno. Dopo la ricandidatura di Tommaso Minervini e quella di Pasquale Drago, arriva ora anche quella di Pietro Mastropasqua che spiega così le ragioni del suo impegno politico. Sentiamo. Noi vogliamo rappresentare coraggiosamente la reazione di una città in tempesta e con tanti problemi irrisolti. Vogliamo essere la proposta nuova di governo della città di Molfetta, garantendo preparazione, determinazione, equilibrio e concretezza. Io ho la consapevolezza che la classe politica che ci ha governato finora è superata nei tempi e soprattutto dai tempi. Credo nella nostra capacità e nella perseveranza del nostro lavoro e nell'impegno esclusivo a favore della città. Sono coraggiosamente lontano da un vecchio sistema, oramai logorato da se stesso, chiuso nelle proprie dinamiche, con personaggi legati a doppio filo a un modo di intendere il governo della cosa pubblica fallimentare nei modi, nei tempi, nelle ragioni e nelle motivazioni. Assumo su di me la responsabilità del rischio di battermi, perché sono convinto che questa vecchia classe politica si opponga al cambiamento e sia incapace di cogliere le trasformazioni in atto e sia carente della capacità di ascolto, nonostante le scosse esterne che hanno colpito profondamente Molfetta.